Ciao a tutti e benvenuti in questo video dove continuiamo con i riassunti dei capitoli de Il Principe di Niccolò Machiavelli. Iniziamo subito, capitolo quarto. Perché il regno di Dario, che Alessandro aveva conquistato, non si ribellò ai suoi successori dopo la morte di Alessandro? Al punto 1, è chiaro ci stiamo riferendo ad Alessandro Magno, che morì poco dopo la conquista dell'Asia. I suoi successori mantennero il potere, senza difficoltà, se non quelle generate dalle loro stesse ambizioni. E ci sono due modi principali per governare i principati, o ci sono stati, ecco, nella storia, due modi principali, che sono quello di un principe più i servi e un principe più i baroni. Allora, nel primo caso, questi servi o schiavi che siano diventano ministri per volere del principe e in questa condizione governare, per il principe è più facile perché egli gode di maggiore autorità in quanto, comanda al 100% su questi schiavi, su questi servitori. Nel secondo caso, invece, dove ci sono i baroni che hanno stati e sudditi propri per grado ereditario, il principe gode di minore autorità perché appunto questi baroni non devono anzi fare tutto ciò che dice il principe. Al punto 2, torna quindi su questi due tipi di governo e ci fa degli esempi, quindi il sultano di Turchia e Luigi XII, il re di Francia. È l'esempio questo del sultano di Turchia del signore più gli schiavi. È uno stato più difficile da conquistare, ma più facile da mantenere. Il regno è suddiviso in governatorati, amministratori vengono mandati e cambiati come vuole il signore. Conquistarli bisogna comunque conquistarli. Mantenerli più facile perché si fa tutto come vuole il signore. Gli altri, ovvero il principe, gli altri obbediscono e basta, quindi questi schiavi, questi servi. E al contrario, il re di Francia, quindi Luigi XII, il suo principato l'ha formato dal signore più i signorotti. È più facile da conquistare, ma più difficile da mantenere. Infatti, come diceva prima, questi signorotti hanno i loro sudditi per ereditarietà, hanno vantaggi che il sultano non può togliere loro. Quindi, praticamente, mantengono un certo grado di potere, per cui il principe deve comunque suddividere, dividere il potere con altre persone, mentre nel primo caso qua non divide assolutamente il potere, non lo condivide con nessuno. Ma andiamo avanti. Punto 3. È più difficile occupare lo Stato turco perché non c'è possibilità che i servi si ribellino. Essendo schiavi, saranno sottomessi al principe e difficilmente corruttibili. I turchi, quindi, noi li ritroveremo tutti uniti, ecco, e bisognerà più sperare o comunque confidare sulle proprie forze che non nelle ribellioni altrui. Ma una volta conquistato sarà più facile conservarlo questo stato, perché come non si poteva sperare nei servi prima della conquista, dopo non bisognerà temerli. Mentre la Francia sarà più facile da conquistare grazie a qualche barone corrotto, però sarà più difficile mantenerla perché non basterà estinguere la dinastia del principe, ci sono sempre i baroni corrotti e bisognerà sempre temerli, come all'inizio, no? Hanno permesso che qualcuno entrasse, quindi a noi magari che stiamo conquistando, che ne so, di mettere il piede, di poterli corrompere, ok? Adesso che siamo noi al potere, bisognerà temerli perché qualcun altro potrebbe venire a corromperli e quindi a minare in qualche maniera la nostra autorità. Punto quinto. Il regno di Dario era più simile a quello turco. Fu più difficile occuparlo, è più facile mantenerlo. Allora, infatti, più difficile occuparlo ad Alessandro Magno servì una battaglia campale. Dovette sconfiggere Dario III, eccolo qua, due volte, infatti, Alessandro Magno in battaglia campale, sia quindi nel 333 a.C. che nel 331 a.C., sia in Turchia che in Iraq. Okay? Più facile invece mantenerlo, e qui dice che i successori di Alessandro lo avrebbero potuto mantenere se non avessero generato loro stessi dei disordini. Quindi se non avessero dato retta alle proprie ambizioni e cose, lo avrebbero potuto tenere più a lungo, cioè sono stati vittime
vittime delle loro stesse azioni, ok? Non c'è stato nessun altro che li ha in qualche maniera, diciamo, ostacolati. Quindi ci fa anche una conclusione e ci dice che è più difficile mantenere stati conquistati, per esempio come la Francia, la Spagna e la Grecia, dove all'interno c'erano molti principati. I romani fecero fatica a sedare le continue ribellioni. Vivo era il ricordo di quei principati. Bisogna estinguere questi ricordi, per potersi trascinare dietro le regioni conquistate. Quindi il ricordo addirittura, non solo la dinastia, ma il ricordo dei principati che c'erano stati, dei vecchi principi, eccetera, può in qualche maniera minare il potere e quindi bisogna estinguerli. Possiamo passare ora al capitolo quinto. In quale modo si devono governare città o principati che prima di essere conquistati vivevano secondo le proprie leggi? Allora, dice che ci sono tre modi. Uno, estinguerli. Va bene. Due, andarci a vivere. Tre, lasciarli vivere secondo le proprie leggi, però prelevando un tributo oppure instaurando un governo oligarchico da cercare all'interno di essi per tenerseli amici. Ma la terza opzione qua è il modo più rischioso. Quindi al primo posto ci mette estinguerli, ritorna con quello stesso concetto. E ci fa due esempi, gli Spartani e i Romani. Gli Spartani conquistarono Atene e Tebe e ci instaurarono uno stato oligarchico. Le ripersero, quindi come per dire, vabbè, era la terza opzione, eccola qua subito. Mentre i Romani conquistarono Capua, Numanzia e Cartagine e le distrussero e non le persero, va bene, cioè per carità, però non solo, ma i Romani quando vollero tenere la Grecia col metodo degli Spartani, quindi con lo Stato oligarchico, eccetera, lasciando le proprie leggi e così via, per non perderle dovettero distruggere, non distrugge, molte città. Quindi comunque bisogna arrivare sempre a quello, cioè all'estinzione, alla distruzione, alla forza, alla violenza, alle armi e cose varie. Insomma, eccolo qua, il punto primo, estinguerli. Punto 3, ci torniamo ancora. Qual è il modo più sicuro per conservare le città conquistate? La distruzione. Se non si disperdono e dividono, i cittadini reagiranno sempre in nome della libertà. E ci fa l'esempio di Pisa, conquistata dai fiorentini nel 1406, si ribellò ad essi nel 1494. Si vede che vivo appunto era il ricordo della condizione precedente ancora, e che comunque si ribellarono a Firenze. Capitolo VI. I principati nuovi conquistati con le proprie armi e capacità. Principati interamente nuovi, sia per dinastia che per organizzazione interna. Un uomo saggio deve sempre seguire le strade battute da uomini di grande virtù e anche se non si eguaglia al loro valore, almeno si prova. Al punto 2, i principati nuovi si conservano più o meno facilmente a seconda delle capacità del principe e comunque mitigano molte difficoltà. Che cosa? E questo sarà il mood di tutto il capitolo, la capacità politica e la fortuna. Chi ha più capacità politica che fortuna ha esercitato il potere più a lungo. Batte molto su questi due concetti, cioè su fortuna e capacità politica. Vediamo intanto gli esempi. Al punto 3. Quelli che sono diventati principi per capacità politica e non per fortuna. Mosè fondò il regno di Israele e seguì gli ordini di Dio, ma fu comunque degno di parlare con Dio, quindi dice che la capacità sua fu quella di essere degno, ok? Romolo fondò Roma, Ciro fondò l'impero persiano, Teseo unificò gli stati dell'Attica. Questi tre, tutti ammirevoli, come Mosè, che ebbe Dio come insegnante, la fortuna diede loro solo, ecco qua, l'occasione dove introdurre la materia a cui dare forma. Allora ci dice che la fortuna è solo un espediente, ok? A che la loro capacità politica, la loro virtù possa in qualche maniera, vedete, dare forma alla materia. Punto 4. Se non ci fosse stata l'occasione, ecco, adesso facciamo un ragionamento al contrario. Se questa occasione, questa fortuna, diciamo, la loro capacità politica sarebbe stata vana. Hai voglia tu avere capacità politica? Perché qui c'è scritto, la loro capacità politica sarebbe stata vana. Quali sono quindi queste occasioni? Mosè trovò il popolo di Israele schiavo degli Egizi, ok.
Romolo non si accontentò di Alba, fu abbandonata la nascita, quindi tutta la sua voglia, ecco, di riscatto, eccetera. Ciro trovò i persiani scontenti dei Medi e questi rammolliti da una lunga pace. E Teseo trovò gli ateniesi disgregati, quindi quelli disgregati, questi rammolliti, questo ambizioso e non si accontenta, eccole qua le occasioni di ognuno e vabbè, Mosè è il popolo schiavo, quindi le occasioni che trovarono questi personaggi molto capaci politicamente, che però appunto lui dice che se non avessero avuto una condizione favorevole, un'occasione, hai voglia tu avere capacità politica. I principi che hanno tali capacità conquistano difficilmente uno stato, ma lo conservano con più facilità. Ecco, allora forse è questo che poi alla fine vuole dire, che la conquista è pur sempre difficile, no? Perché dipende da altri fattori, non solo dalla tua capacità politica. Ecco, ci vuole anche la fortuna, una certa dose di fortuna e l'occasione. E quali sono le principali difficoltà che incontrano? Devono introdurre nuovi ordinamenti. Non sono accettati da quelli che traevano beneficio dai vecchi ordinamenti. E questi personaggi attaccano, cioè sono i tuoi nemici proprio diretti. Oppure sono debolmente sostenuti da quelli che potrebbero trarne giovamento. Hanno paura di questi altri qua. Di quelli che attaccano. E inoltre sono scettici, non credono nelle novità se non sono ben consolidate. Allora, tutto questo che cosa porta, come dicevo, a temere questi soggetti che non accettano i cambiamenti, i nuovi ordinamenti, perché sono proprio quelli che attaccano, ma non ci si può neanche appoggiare su questi altri, perché difendono debolmente per tutti questi motivi. Stare con loro è un pericolo. Punto 6. Gli innovatori possono agire da soli, allora, o hanno bisogno di altri? Si possono imporre con la forza? Allora ci dice, non possono agire da soli, bisognerebbe, ecco, non agire da soli, ma soprattutto devono esercitare la forza, ok? Si devono quindi imporre. E infatti al punto 7 ci dice che Mosè, Teseo, Ciro e Romolo, va bene tutto quello che ha detto prima, però erano armati. Gerolamo Savonarola non aveva proprio i mezzi, non li aveva, né per far continuare a credere i suoi seguaci, e che li perse, erano quelli appunto che comunque lo sostenevano debolmente, né per convincere nuove persone. Tutte queste persone trovano sul loro cammino molte difficoltà che devono superare, eccola qua, con la capacità politica. Una volta che hanno superato i pericoli, devono togliere di mezzo coloro che li avversavano per rimanere sicuri. E anche qua, cioè, veramente. Estinguere, togliere di mezzo, imporre con la forza, cioè tutte cose che ormai Machiavelli le abbiamo imparato a conoscere come la pensa, no? Nonostante siamo solo al capitolo 6 e sono 26 capitoli, il principe, ok, però l'abbiamo un pochino imparato a conoscere. E al punto 8 ci fa un esempio che lui chiama minore di Gerone II. Che ci dice di questo Gerone Siracusano al punto 8? Che da privato cittadino divenne principe. La fortuna gli fornì solo l'occasione, ma meritò di diventare principe. Qual è questa occasione? I siracusani si sentivano minacciati dai cartaginesi, allora lo elessero capitano. Ma perché lo merita? E qui dice: nulla gli mancava a regnare eccetto il regno. Come a dire, adesso devo costruire tutto da zero. Quindi che fece? Sciolse la vecchia milizia per una nuova, ecco qui che mise su quindi una forza militare propria, e lasciò vecchie amicizie per nuove. Quindi nuovi amici più i soldati, quindi la forza militare, e vi fondò sopra uno stato. Non aveva nulla, aveva solamente l'occasione, che è quella che i siracusani si sentivano minacciati. Ecco qua, non aveva il regno, ma se lo crea con la forza militare. E allacciando nuove amicizie. Benissimo, per oggi abbiamo terminato qui, perché la prossima volta parleremo dei principati nuovi conquistati con le armi e la fortuna altrui, come vi dicevo prima, è il capitolo 7, è il capitolo di Cesare Borgia. Farà una lunga descrizione, quindi Alessandro VI, il Papa, il figlio, che è appunto Cesare Borgia, è tutto, e ce lo diciamo digeriremo bene la prossima volta. Per ora.
Mettetevi un bel mi piace al video se il video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici se vi fa piacere. Mi raccomando, qua sotto guardate sempre la descrizione per vedere se ci sono errori corretti e cose così. Che altro, buon lavoro!